Salve a tutti e bentornati su Viva Savoni in Arte. Oggi sono dietro le sbarre. Ci troviamo in un edificio in centro a Savona che ha segnato la sua storia per secoli. È qui dal 1400, ma da poco più di 2 anni ha cessato la sua attività. Siamo sopra via Paleocapa e questo è il carcere di Sant'Agostino. Sant'Agostino nasce in realtà come monastero, un convento degli agostiniani. Nasce alla fine del 300, difatti intorno agli anni 40 del 14 secolo l'ordine agostiniano decide di spostare la propria sede savonese. In precedenza il loro convento era collocato fuori dalle mura della città in una posizione insicura e lontana dalle difese. Viene collocato qui sulla collina del Monticello, dove già esisteva un quartiere, causando non pochi attriti con parrocchie e altri ordini religiosi. Il convento si sviluppa tra il 300 e 400. Era formato da 2 chiostri, un refettorio, un dormitorio, alcune cappelle. Questa per esempio rimase poi in servizio come cappella del carcere, e dalla grande chiesa di Sant'Agostino che dava sul lato porto. Questa chiesa rimane in piedi fino ai primi anni del Novecento, essendo poi stata trasformata in magazzino del sale, venendo poi demolita nel 40 per fare spazio al grande grattacielo del porto. Agli inizi del 1800, con l'inizio della dominazione napoleonica in Nord Italia, il convento di Sant'Agostino viene requisito dal governo napoleonico per diventare un carcere. Nel 1807, con decreto del prefetto del Dipartimento di Montenotte, Chabrol, i prigionieri vengono traslati qui, ma in realtà la struttura non è ancora pronta. I lavori di rimodernamento, infatti, partiranno nel 1812 e vedranno una completa ristrutturazione dell'edificio. Lo possiamo vedere qui dove ci troviamo adesso. Ci troviamo in quello che un tempo era il chiostro inferiore del convento e che adesso è diventato il cortile per l'ora d'aria. Il carcere viene utilizzato da quel momento in avanti ininterrottamente con questa funzione, dal governo prima napoleonico, poi sabaudo e infine italiano. Il carcere si articola su 3 piani. Al primo piano, fuori terra, si trovavano gli uffici amministrativi e dirigenziali e le camerate degli agenti. Al pian terreno e al piano interrato si trovavano invece le celle. Queste erano
costruite in modo tale da poter garantire, secondo le normative ministeriali, 3 metri quadri di area per ogni detenuto. In linea teorica ogni cella poteva ospitare 4 detenuti, ma nei periodi di massima se ne contavano anche più di 6. Oltre alle celle c'erano altre varie strutture collocate all'interno del carcere, tra cui un'aula, una sala ricreativa, una palestra, una sala auditorium polivalente, una sala colloqui familiari e un'area ricreativa all'aperto, ovvero il chiostro che abbiamo già visto in precedenza. Nella sua lunga storia il carcere di Savona ha avuto molti ospiti, alcuni dei quali illustri, soprattutto nel periodo tra gli anni 20 e gli anni 30. Nel 1927, durante il processo di Savona, intentato contro una serie di noti antifascisti accusati di aver fatto fuggire il leader socialista Turati dal porto di Savona, furono qui internati tutti gli imputati, tra cui Rosselli e Parri. Abbiamo però questo luogo non è stato scelto a caso. Questa è quella che comunemente viene ritenuta la cella di Sandro Pertini. Pertini fu internato in questo carcere 2 volte. La prima nel 1925, durante un processo a suo carico per la pubblicazione di un opuscolo ritenuto all'epoca sovversivo. La seconda, durante la quale probabilmente soggiornò in questa piccola cella di isolamento, tra l'11 e il 12 settembre 1941, quando venne trasportato dalla colonia per internati politici di Ventotene qui per un colloquio con la madre. Non si hanno notizie certe sul fatto che questa sia stata o meno la sua cella. Questa è la credenza comune e effettivamente anche molto suggestivo da vedere. Anche per oggi il nostro viaggio si è concluso. Il carcere di Sant'Agostino ha terminato la sua funzione, come detto, nel 2016 e da allora molto si è pensato sulla sua nuova funzione. Per il momento è ancora di proprietà del demanio ed è in stato di abbandono. Noi ringraziamo la delegazione del FAI di Savona per averci permesso di accedere e di fare questo video e vi invitiamo a partecipare alle giornate FAI d'autunno 2018 che si terranno proprio qui al carcere. Io come al solito vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.